4 giorni intensi, più di 50 ospiti per un festival letterario a Torricella Penigna che rende omaggio al grande scrittore italo-americano John Fante, nel paese dove nacque suo padre Nick e che ha ispirato molte sue opere. Sindaco Carmine Ficca, cosa significa per Torricella Peligna il festival di John Fante? Per Torricella Peligna, il festival letterario dedicato a John Fante, significa una scommessa vinta perché già dal 2006 il nostro festival ha voluto mettere al centro della discussione tematiche come l'intercultura, come l'immigrazione. Per noi appunto dedicare il festival a uno dei figli migliori, appunto a John Fante, il cui padre era originario di Torricella Peligna, è significato omaggiare tutti coloro che hanno lasciato il nostro paese per trovarsi in altri posti con una valigia carica di speranza e appunto pensando sempre alle proprie radici. Il festival è giunto alla 19ª edizione. La direzione artistica è di Giovanna Di Lello. Il tema di quest'anno è ritorni e radici, ritorni alla cultura d'origine, radici culturali e che appunto fa riferimento anche all'opera di John Fante che è di ritornanza simbolica a Torricella Peligna attraverso la memoria migrante del padre, Nick Fante, che lasciò appunto il paese nel 1901. Quest'anno la novità è il premio Italia Radici nel Mondo Toto Holding, un premio indirizzato agli italiani all'estero, agli italo discendenti ma anche agli expat e il presidente del premio, l'antropologo Vito Teti, e abbiamo appunto anche le opere vincitrici che sono di due categorie, appunto Domenico Capilongo con il suo racconto Semi, che è del Canada ed è un italo discendente che ha vinto appunto questa categoria, e poi Elisa Kirsch con il racconto Il paese dove fioriscono i limoni dalla Germania. E niente, sono appunto, faremo la premiazione a Roma quest'inverno e davvero siamo molto contenti perché abbiamo avuto 58 racconti, e tutti molto belli, importanti, con tanto pathos e anche una bella scrittura italiana perché sono racconti in lingua italiana. Tra le tante presenze che hanno dato il via al festival anche l'antropologo Vito Teti. Vito Teti, autore tra l'altro di un libro intitolato proprio La Restanza, il tema quest'anno è radici e ritorni. Sì, diciamo che sono due termini cruciali della società attuale, del mondo attuale, in cui ognuno non sa bene dove si trova e quindi ha bisogno di radicamento, ma ha bisogno di viaggiare, ha bisogno di tornare. E io mi sono occupato soprattutto di una restanza attiva, che significa movimento, mobilità. Cercare l'altrove anche nel posto in cui sei significa migliorare i posti, e questo può significare tanto anche per piccoli paesi in abbandono, dove restare, accogliere quelli che arrivano e tornare può diventare un elemento, non dico di rigenerazione totale, ma di allentamento di un declino che altrimenti sarebbe inesorabile. Accolti con affetto i figli di John Fante, Jim e Victoria Fante. I'm very happy to be here today, my first day in Torricella Peligna. Per me è un vero piacere essere qui a Torricella Peligna dopo un anno, ritorno, è un onore per me questo festival che celebra mio padre e sono davvero contenta di stare con i torricellani, con Giovanna Di Lello, con il sindaco Carmine Ficca e con tutti i torricellani.